ciurma! Io sono Mazzatessa ed oggi parliamo di Offensive Combat Redux. Offensive Combat Redux nasce dalle ceneri di Offensive Combat, un FPS del 2012 di cui, oggettivamente, prima di questa recensione non sapevo neanche dell'esistenza. Oppure anche questo Repez. Dai, doppia con Xenon! Sparando io, li stavo sparando. Si trattava di un titolo del 2012, browser based e free to play, incentrato fortemente sul competitivo tanto da stringere in fretta un accordo con la MLG. Xenon ha ucciso la Madonna, c'è scritto comunque. Non volevo dirvelo. E mi è apparso. Apparso Xenon ha ucciso la Madonna. Ah, la Madonna si è unita, ok. Quindi. Purtroppo il suo piccolo team di sviluppo che si chiamava U4IA ha chiuso nel 2014, quindi la vita di questo FPS non è durata tantissimo, ma solo un paio di anni. È ritornato invece adesso Free Gates, un altro studio di sviluppo altrettanto piccolo, questa volta però svedese, e ha ripreso in mano il titolo creando un gioco non più browser based, ma un FPS regolare installabile da Steam. Per continuare il discorso di Offensive Combat. Va bene, molto bello. Aiaiaia! Mi ha ucciso la Madonna. Questa frase rimarrà negli annali. Se vado in acqua muoio? E No. invece sì, muoio, sì. Le attuali modalità sono principalmente due per il multiplayer, la Deathmatch e la Team Deathmatch, mentre dovrebbe arrivare una modalità Capture the Flag. E in più c'è una modalità single player di allenamento e esplorazione della mappa e un'altra contro i bot che ora dà anche delle ricompense in punti, ma l'intelligenza artificiale dei bot è davvero molto molto scarsa e quindi non è una partita che regala emozioni. Chi non pona gode solo a metà. Il pone, infatti, cioè l'umiliazione del cadavere del nemico appena ucciso, è una componente fondamentale di questo gioco, sia perché dà molti punti esperienza e dei punti utili per sbloccare potenziamenti, sia perché sblocca alcune customizzazioni del personaggio, come possono essere dei nuovi torso, dei nuovi tipi di braccia o di gambe, eccetera, eccetera. Eccolo, è qua. Ma mi ha visto forse? Non mi ha visto. Dai che lo cecchino da dietro. Caduto. No, dove si è buttato? No, è andato a prendere il moltiplicatore per due. Lo so, è qua. Stai un attimo fermo, Shubak. Ecco, così. Yeah! Yeah! Headshot! C'ho il fucile da cecchino che toglie 150. Lui aveva lo scudo e l'ho one-shottato. Guarda, guarda. No! È sparito mentre stavo per pawnarlo! Ma mi stai No! scherzando, vero? Questa è però un'operazione molto rischiosa perché l'animazione dura dai 3 ai 6 secondi e in quel periodo si è completamente esposti e vulnerabili al fuoco di altri nemici presenti sulla mappa. Quindi è vero che dà un buon guadagno, però vuol dire che uno deve arrischiarsi a raggiungere il cadavere del nemico sconfitto e perderci tempo sopra per poter ottenere queste ricompense. Sì, ho ucciso Shubak! Ho ucciso Shubak! Lo sto pounando di brutto! Ma no, Ma Wolfie! no, ma madre di Dio. Diventa quindi fondamentale valutare se è il caso di correre sul cadavere nemico e attardarcisi sopra, oppure se piuttosto andare a cercare un posto più riparato e non diventare il pawn di un altro avversario. Ah! Madonna, che spavento. Ma tanto è simpatico che ti rapisce anche dall'acqua. Sei entrato nella piscina a farti rapire dall'UFO della piscina. No. Ma no! Lo farò. Perché avevo Alionio dietro appena atterrato dall'UFO? Il gioco, seppur assai acerbo, è piuttosto divertente. L'unica vera pecca che ho potuto notare in questo periodo è la discreta assenza di giocatori. Quindi nelle partite multiplayer o si trovano sempre gli stessi avversari o magari non se ne trova neanche più uno. Questo purtroppo è una grande pecca. Spero che
col passare del tempo migliorerà un pochettino, perché certe volte è davvero stato difficile giocarlo. Ciao Xeno, è stato un piacere. Dai, dai, che mi sono incastrato! Mi sono incastrato dentro il Dai, l'ho teletrasporto. visto. Mi hai dato un braccio! No, mi hai ucciso il panda. Era sopra il tetto, mi stava aspettando che salissi. E questo si tratta di un problema abbastanza importante perché è fortemente incentrato sul multiplayer, visto che la partita contro i bot non dà particolarmente nulla come gameplay e visto che i pawn sono indispensabili per sbloccare molte componenti della customizzazione del personaggio. Non so come ti ho ucciso, ma ti ho ucciso. E non so come mi hanno ucciso, ma mi hanno ucciso. Potete trovare il gioco per Windows alla cifra di 18 euro su Steam. Io ringrazio ancora una volta Evolve PR, il cui team mi ha permesso di giocare Offensive Combat Redux, e quindi grazie a loro che voi potete vedere questa recensione. Ringrazio inoltre PlayerEpez e Xenon, con cui ho potuto giocare e provare il titolo in multiplayer. Detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace, come al solito, un commento qui sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Per questa recensione è tutto, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!